Allora, in termini generali c'è il problema che il nostro sistema cognitivo tende a risparmiare risorse e quindi a stare il più possibile nel noto, in ciò che già conosce, ad accomodarsi nelle proprie abitudini. Quindi c'è una tendenza generale a rifiutare le novità perché alterano le nostre abitudini. Poi ci sono degli aspetti specifici che riguardano il tema dell'energia, perché noi siamo stati abituati nel corso di questi 50 anni, diciamo, di irruento sviluppo della società dei consumi, a considerare l'energia come qualcosa di ovvio, scontato, che abbiamo a disposizione in maniera quasi gratuita. Non sappiamo nemmeno da dove viene l'energia che utilizziamo. E invece il